Vediamo un po'. Questo l'abbiamo scaricato, dovrebbe essere proprio il primo. Poi ci sono tutti sul Game Pass. Che fa? Vabbè, no, adesso. È l'introduzione. Sì, l'incipit, non è la storia. Allora. Ah, ma è sempre in inglese. Ho detto, i giochi. Giochi così vecchi sono quasi tutti in inglese. Allora. Infatti, lei mi ricorda la grafica molto anche Donkey Kong 64. È vero. Oppure Mario 64. Forse nello stile e le pareti. Questo sembrava la strega di Bugs Bunny. Che fa questa strega? Ingredienti, tu se qui vai a mangiare questa te lo trovi pure nel piatto. E ti diciamo tutto condimento in più. Vabbè, normale, ma tra un po' si strappa pure i peli delle ascelle. Del naso poi. Ah, vedi, questa c'è una maledizione su quella, sulla donna nostra. Quella lui te ne ha messa nel quadro. Ah, ma la pentola che parla! Non hai capito! No, pensavo che stava parlando tra sé e sé! No, vabbè, fa tipo quella di strega di Biancaneve. È tipo Resetti, vedi? Ah, ecco, Allora. Simpatico per questo orso, mi piace. Poi niente, salto, non meno. È stretta la terra, ma scusa, non vai a fare questi effetti sonori. Vedi? Ah, vabbè, simpatici, dai. Quando è uscito questo gioco? Adesso non lo so, però penso. Molto tempo fa. Penso sicuramente verso il 2000, fine. Cerchiamo, dai. Cerchiamo per curiosità. Ma infatti anche io ricordo tipo Mario 64. Infatti io non l'ho visto male di grafica, perché per me era proprio la perfezione al tempo. Allora, sì, no, è un videogioco piattaforme sviluppato e distribuito per Nintendo 64. Sì, perché in pratica era di Nintendo, poi però è passato Xbox, da quanto ricordo. E quindi nel 98. 98, questo è il primo, eh sì, era proprio per Nintendo 64, infatti si vede. Infatti sì, si vede che è tipo la grafica del 64. Scusa, non ho modo di menare. E anche perché il salto mio è molto basso, non è tipo quello di Mario, quindi. Com'è che tu non l'hai mai giocato allora? Ma io su Nintendo 64 ho giocato a pochissimi giochi. Perché ero troppo piccolo, tenevo 3 anni, quindi non avevo tanto voce in capitolo. Sui giochi da comprare. Aspetta, se no mi devo chiamare sta talpa e mi devi spiegare cosa fare, però questo non esce. Ah, ecco. Ancora con questi suoni. Qua mi devi spiegare com'è. Quindi anche questo amico ci deve dare una mano. E per forza, perché sennò vedi, Eric, in questo modo possiamo fare tipo doppio salto. Grazie a lui. Che ci solleva. Ecco, non lo potevamo fare. Succede un po' sfaticato, ma poi lo fa scattare in golf. Non è che tanto contento di dare una mano, non è lo stesso rapporto di Ratchet e Clank. Vabbè, non preoccupare. Ma no, ma lo sta facendo, però non me lo dà buono. Lui si chiama Kazooie. No, ma aspetta, perché non me lo dà buono? Vabbè, però questo ha senso solo in italiano, però, dai. È l'unica cosa che hanno tradotto. Dai, seriamente. Oh, si è bloccato. Ma che vuole sta talpa, non capito. Ok. No, forse. Ma perché si gratta sempre in testa? Ma la talpa lì. Viene prurito. E che ogni 5 secondi. Ma c'è qualcosa che. Oh, vedi! Wow, ho fatto. No, ho premuto il tasto a caso. Ho fatto il tasto quello tipo Super Mario, vedi? Ecco, quindi ora dovremmo essere in grado di superare questo coso. Fa troppo ridere quando esce da questa tana con questo rumore. No, boss. Cos'è questa carota assassina?
colpisce molto lentamente, però perché... Ah, non colpisce quando corre, o no? Se quando stai fermo solo puoi colpire. L'abbiamo sconfitta. Ah, ecco, possiamo fare questo altro attacco quando... l'hai rotolata in pratica. Oppure una... Oh no, schifo. Poi comunque nonostante la grafica è molto vecchia, comunque non è che si riprova male, alla fine ha il suo perché. Beh, sì, vabbè, ovviamente non è definita, tipo la terra è molto strana, però non ho letto cosa vuole questo dalla vita. Ah, è tipo per comporre il miele, capito? Ah, sì sì, la... vabbè, tipo quello... Oddio, che è questo? Pure le rocce sono cattive, quindi. Sì, sì, però prima... Oh, questo non mi dà il coso? Ma non ho capito, ma perché questi, oh, queste verdure è diventata animata e nemica? Ma questi sono i misteri della vita. Non è di fare tutte queste domande. Non si crepa? Sì, sì, vedi, ci sono quelle barrette azzurre. Penso che non si devono svuotare. Ma c'è qualcosa? Un coso. Ah, allora ci ha parlato da solo, eh? Ah, ma perché si è riparato proprio il ponte. Ah, sì, l'ha detto che l'ha riparato. L'ha riparato lui. Insomma, è una cosa automatica. Ok, grazie. Che grazie. Ecco, ci ha dato pure per tutti quegli auguri buoni. Dio, che gli sta facendo? Oh no! Ma che vuoi la strega sta così? So. Si deve morire il cicone. Ah, ma che non ci entra forse. Ah, ma il fratello allora non è la nostra donna. E che scusa, tiene il poster in camera. Ma no, perché forse è pure camera sua. Quello, ma sta proprio sopra il nostro letto. Non lo so. Ma che vuole fare? Ci vuole, si vuole rubare il nostro corpo. Non so cosa vuole fare, vediamo. Mi fa paura questa strega. Che si entra nel quadro? No, no, no. Dobbiamo trovare gli altri pezzi. I pezzi perduti. Beh, parla un po' troppo però questa talpa. Vabbè, che tu ti... Ah, però vedi, si entra... Ah, sì. Detto, questo è il primo mondo, quindi forse mettiamo il pezzo. Entriamo, vai. Un po' tipo le stelle di Mario 64. Vabbè, perché quello era solo il tutorial allora, e questo è il primo mondo effettivo. Sì, quello era tutto il tutorial. Però vedi, non ci ha fatto che si salta nel quadro, ci ha aperto la porta qua. Però diciamo era molto la stessa cosa. Oh, però c'è Koopan. È accoppato senza pietà. Questo chi è? Bravo, secondo te? Non lo so. Specie di bimbi qua. Ah, sì, sì, sono bravi, dobbiamo salvarli. Ah, ma scusa, ma non è che lui si... Non è che si dice banjo, Kazooie. È tipo lui, è tipo il banjo con lo strumento musicale. Ah, può essere, sì. Non è banjo, ma è banjo. Poi ho sempre sentito tutti dire banjo. Ma... Di qua non si può andare. Penso dobbiamo scivolare dall'alto. Vabbè, anche se c'è da dire che la telecamera funziona molto meglio rispetto a Mario 64, anche in quella versione 3D All Star. Ah, veramente? Sì, funziona in modo carino. Ho trovato un altro pezzo di puzzle. Ah, oh, c'è uno scimmione là, hai visto? Quello è il cugino cattivo di Donkey Kong. Vabbè, l'attacco rotolato è molto meglio dei pugni, perché i pugni... Sono troppo lenti. Sono troppo lenti, li devi fare anche da mezzo ferro. Ah, c'è quello da salvare. Lo so, dobbiamo vedere come, però. Scusa, tu non nuoti. Sì, però non è che sono proprio in grado di saltare da là.
era molto facile da prendere. Ma non ho capito, queste note a cosa servono? Penso saranno tipo le monete, forse. Ah. Arrivi a tot e ti danno una vita. E l'unica cosa che c'ha lui, che è un po' un difetto, potrebbe farlo, non si appende. E comunque vabbè, c'è anche perché braccia. Si arrampica. Però si dovrebbe appendere tipo alle superfici. Questo qui è? Aia. Oh. Fuggi. Morto? No. Aspetta, no, si deve usare come trampolino o qualcosa. Questo che dobbiamo fare? Adesso dobbiamo farci sparare queste cose sopra. Ecco sì. No, comunque mi piace come gioco. Beh, non è brutto, sicuramente. C'è di nuovo la talpa. Vabbè, anche se perché se non ci piaceva già avevamo chiuso. Vabbè, quello sì, però... Certo, ovviamente se vanno a fare un remake tipo come hanno fatto per Spyro e Crash, sicuramente avvicinano molte più persone al gioco, eh. Beh, sicuramente. Eccolo. Ah, possiamo sparare le uova, quindi, per uccidere quella scimmia. Ah, da dietro, capito? Ma scusa, ma sto uccello non sterminiamo la sua famiglia, sì. Ah, e boh. Abbiamo un limite di 100. Dai, dai. Sì, mamma, ma chiacchieri troppo. Ah. Perché questo è sempre parente di Resetti, capito? Ma non ce l'ha date lui tantissime. Grazie. Quindi come faccio a mirare? Ah, ma non mi fa apparire il mirino, però. Ah, vabbè. È molto più... difficile. Penso che lo devi schiacciare, però non so... Ma non ce l'ha la schiacciata lui. Vediamo allora come usare queste uova al meglio. Penso che da qua, vedi, da questa altezza possiamo sparare alla scimmia. Ah, ma le spara lui, allora. La oh, oh. Cioè, non le spara l'uccello, le spara. Le vomita, tipo, eh. Ah. Oddio, ma qua come si muore? Ah. Forse questo ci deve premere quel pulsante di strega. Ah no, ci deve un pezzo di pato. Non l'abbiamo anche fatto quietare. Oh, che c'è attacca uno. Pensavo che eravamo dentro dei amici adesso. Tu l'ha fatta a pezzi. Questo? E li perde anche noi. Questa caverna. Vediamo. Oh. Ah! Ah, è tipo la tana delle formiche. Ah, sono giganti, scusa. Noi siamo un orso. Ah, oh, si scivola. Ah, ecco. In maniera, quello c'ha ste gambe questo, no? Guarda il gambello. Sì. Ah, possiamo andare a guardare le formiche, si va così. Oh, qui ci sono le uova. Ho detto comunque non è male, è carino. Più che altro è un po' realistica questa cosa. Vabbè, ma già la cosa in sé è realistica. Vabbè, sì. Allora, allora perché non ce la fa? Dai, ce la devi fare. Sali. No, è troppo ripido. No, ella non ce la fa allora. Ah, vuole 5 teschi, ce ne manca uno. Ah, ok, quindi così possiamo fare la schiacciata adesso. Devastante. Ah, ho capito, forse dobbiamo lanciare uova nella bocca di sto totem. Forse è più da lontano. E fa le spalle al culo, no? Così alla di spalle, dai. Eh sì, però non ci arriva.
Questa cosa non ci arriva. Leggi cosa dice quella. Leggi quello che ti dice quella talpa. Ma no, ma del totem non mi ha parlato. E dobbiamo prendere quel pezzo di pazzo. Ma non è che ce lo dà forse quella, la mummia là dentro. Quando gli portiamo le cose. Dai, di sal. Aspetta, fammi andare sulla terraferma. Ma perché prima l'ha sparata la bocca? Non ho capito che cosa è cambiato. Non lo so. Non va troppo a ride. Però penso sia l'uccello, perché esce la, il fondo schienario uccello. Ah, sì, sì. C'è tipo l'uccello che dà la colpa a lui, però è l'uccello. Ma se no è l'uccello, non cammina sulla... No, vabbè, l'uccello sicuro. Vedere di nuovo. Aspetta. Ah, può fare anche tipo mitraglietta, vedi? Però si stiamo sperando tutte le uova, dai. Basta, come ve ne sono, usa e getta, non è... Le volte le usa, non ci sono più. All'inizio proprio è comparso. All'ingresso. Ma qual è l'obiettivo del mondo? Si può sapere? Penso dobbiamo prendere più sfere di più pezzi di puzzle per completare, per sbloccare altri livelli. Semplicemente questo. Questo deve avere tipo come le stelle di Mario 64. Tu prima te ne serve una per sbloccare un livello, poi te ne servono 10 e così via. No, ma se forse è comparso proprio allora fuori dal mondo. Beh, non ci arriveremo mai così. E scusa, come lo prendiamo? Quanto? Ah, 50 note musicali. No, a questo servono le note musicali. Cosa serve? Per aprire questa porta. Va bene, dai. Cambio 55. Ah, ah no. Ecco, vedi, qui ci servono due pezzi di puzzle per sbloccare questo nuovo mondo. Vabbè, mi piace comunque. Oddio, ma che cavolo è? Lo fa da madrina. Non è la strega mascherata. Ah no, questa è Brentilda. Quella è Brentilda invece, la sorella cattiva, vedi. Questa è la doppia rice di questa, doppia pure di film porno normalmente. Ma dai! È vero! Ma che chiacchiera! Ho capito, che vuole venire la vita? Chi è questo? Cugino della strega, no? Ah, oh, questo è uno cugino. Ma ci sarà salaggio automatico, può essere. So. Ah, fa tutti gli effetti sonori. Dai, basta. Ma ok, ma mi ha salvato però. Non lo so. Ok, che vuole questo? Mi muove. Ma ha detto, visto che ci siamo andati, abbiamo perso. Oh, vediamo che succede. Ah, lei si è fusa con quella nostra si sorella. Si è presa la tostaggine di quella.
Cosa è successo? Oddio. Ah, sì. Ma capito, perché io esco dal gioco? È un finale alternativo bellissimo. Quindi vado a giocare una partita, se no muoio. Non so, non ho capito se c'è un modo per salvare. Si è giocato solo una volta, può essere. Tipo vecchi giochi proprio da gettoni. O te lo fai tutto in una partita o non te lo fai. Però è stato molto bello. Non ho capito se mi ha lasciato abbastanza sconvolta questo fatto. Mi sta traumatizzando. Però vabbè, abbiamo mostrato il finale alternativo. Tipo in Mario 64 serie A, Bowser che si sposava a Peach. Se succede, amici.